Prima di come dire, arrivare al discorso delle spline, facciamo una precisazione ancora sul metodo delle differenze divise, detto anche metodo di Newton. Qua sulla lavagna potete notare la tabellina relativa proprio al polinomio. Di grado 3 in questo caso, scritto le differenze divise, nel quale tenevamo in conto solo gli elementi sulla diagonale. Dicevamo che il polinomio di terzo grado secondo le differenze divise vale tuttora 3 più 3 volte x meno 0 più 3 mezzi volte x meno 0 per x meno 1 più 1 mezzo volte x meno 0 per x meno 1 per x meno 2. Esiste un algoritmo detto di Ruffini-Horner che aumenta la stabilità di questo algoritmo e che in un certo senso incapsula tutti questi vari prodotti in parentesi successive. Vediamo come. Prendo un attimo la spugnetto. Quindi cancelliamo la nostra tabella iniziale e scriviamo lo stesso polinomio precedentemente scritto le differenze divise ora nella forma di Ruffini-Horner. Quindi P3 di Ruffini-Horner. Bene, partiamo dal 3. 3 più il secondo elemento è x più x meno 0 per 3, che è il secondo elemento diagonale, più il secondo numero, il secondo è x meno 1 per, aperta parentesi, 3 mezzi più x, quindi x meno 0, x meno 1, x meno 2 per, aperta parentesi, 1 mezzo, chiuse tutte le parentesi. Quindi, come vedete, abbiamo ripresentato il medesimo polinomio incapsulando attraverso una sorta di scatole cinesi tutti i vari prodotti. Possiamo vedere che 1 mezzo moltiplica proprio x meno 2 e poi ancora x meno 1 e ancora x meno 0. Possiamo vedere che 3 mezzi moltiplica x meno 1 ma anche x meno 0, che 3 moltiplica x meno 0 e infine 3, termine noto, rimane al di fuori di ogni tipo di incapsulamento. Si tratta di una forma alternativa di scrivere la stessa cosa che appunto rende più stabile l'algoritmo e meno costoso in termini di operazioni aritmetiche. Alla prossima puntata parleremo appunto di spline e di cose.